Con il percorso Mente da Trader, nel primo modulo imparerai a gestire le emozioni e nel secondo modulo, con il Training Mind Fitness di 8 settimane, costruirai un nuovo modo di pensare, ricablando la tua mente per ottenere performance ottimali. Trovi tutte le informazioni su www.mentedatrader.com. Buongiorno a tutti, siamo su Vita da Trader. Oggi abbiamo con noi Stefano Serafini ed Enrico Stucchi, che farà parte dell'intervista, quella parte più tecnica. Abbiamo deciso con Enrico di affidarla totalmente a lui, vista la sua esperienza. Iniziamo col dire perché abbiamo scelto di farla in questo modo, Enrico. Beh, sì, io devo dire intanto buongiorno Elena, buongiorno Stefano e grazie per essere qui. Volevo intervistare Stefano perché stava partecipando al campionato del mondo di trading, la ex Cosita Robbins Cup, è in testa, è un italiano, mi faceva piacere condividere la sua esperienza perché è un trader che conosco da un po' di tempo, che stimo molto e quindi mi interessava che il suo punto di vista fosse condiviso con tutte le persone che seguono le tue interviste su Vita da Trader. E quindi l'idea era di dire facciamo una cosa insieme dove magari io cerco di stimolare la parte tecnica di Stefano, che non sarà difficile stimolarla perché è un ipertecnico, e quindi questo è un po' l'obiettivo di questa intervista. Perfetto. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ciao Stefano, benvenuto. Senti, iniziamo un attimino a parlarci di te, perché hai iniziato a fare trading, da quanto tempo? Beh, allora io ho iniziato nel 2007 quando frequentavo l'università. Io sono laureato in economia e ho un master in finanza all'Università di Trento. E a quell'epoca, parliamo del 2007, io comincio a fare primi trade con un amico che poi diventa successivamente responsabile di Deutsche Bank dei derivati, quindi non l'ultima persona che poi. E niente, ma allora si facevano dei trade, mi ricordo, sul mercato italiano. Era un periodo, come ci ricordiamo tutti, di forte volatilità, quindi c'erano grossi gap di apertura sul mercato italiano in quei giorni lì. E noi sostanzialmente tradavamo in maniera reversa, quindi contro trend sull'apertura, rubando, diciamo, pochi tick. Da lì la cosa, comunque, noto subito che non c'è una regolarità nei profitti, ci sono periodi di difficoltà, come penso tutti i trader abbiano avuto nella loro carriera, e quindi cerco qualcosa di più sistematico. La mia prima idea arriva dalla filosofia del cinese, quindi cominciamo a copiare qualcuno. E quindi dico, ma nella storia della finanza oggi chi è che ha avuto ragione fino ad oggi? E avendo anche studiato finanza, il nome di Warren Buffett viene subito alla mia attenzione, e quindi comincio con l'azionario americano facendo dello stock picking e dei portafogli di lungo periodo. A questo ci aggiungo alcune questioni tecniche dovute a sistemi di pricing che ho studiato all'università, tra cui appunto Markowitz, cose di questo tipo un po' più evolute. E diciamo che quella è un'operatività che ancora oggi dà i suoi rendimenti. Il mio focus era soprattutto di limitare le perdite, perché una tecnica che si chiama Absolute Return prevede di stare sempre a ribassisti sul mercato azionario e di fare dello stock picking, cercando quindi di catturare delle azioni che sovraperformino il mercato, una sorta di spread trading, diciamo, no? Quindi si è sempre coperti dai
scroscioni del mercato e quindi quella era una cosa che mi faceva stare tranquillo nella mia operatività. Da lì poi diciamo che approccio molto di più e inizio a operare con trading system, comincio forse malauguratamente dal Forex, come penso abbiano fatto tutti. E si comincia a fare i soliti sistemini in cui il take profit è piccolissimo, le stop sono larghissime, una sorta di martingala e sistemi di questo tipo che se ne vedono oggi a bizzeffe Il sul Forex Robot. esatto. Lì vedo subito anche lì che non c'è tanto da fare, allora comincio a frequentare alcuni corsi. In particolare, diciamo che i miei due grossi insegnanti sono Luca Giusti e Andrea Unger. Tra l'altro siamo diventati amici con entrambi, ci scambiamo continuamente sistemi con tutti e due, perché ormai è diventata una sorta di scambio delle figurine, no? Io ti do una figurina, tu me ne dai un'altra. E diciamo che abbastanza regolarmente facciamo questo scambio. Niente, quindi comincio a frequentare i corsi di Luca, alcuni molto tecnici, perché poi io avevo parallelamente affrontato il mondo delle opzioni, che è un mondo molto difficile, penso il più complesso che esista all'interno del mercato finanziario, dato il numero di variabili che già governano questi prezzi. E quindi il motivo per cui ho conosciuto Luca, diciamo che arriva dalla parte opzioni, non dalla parte trading system. Poi lui fa anche sviluppo di trading system e quindi comincio ad affrontare questo tema. Poi insieme io e Luca l'anno scorso siamo andati a New York a fare il master organizzato dai quattro che hanno vinto a turno la Robbins Cup, che sono Andrea Unger, Kevin Davey, Tim Rea e Michael Cook. E sempre nella filosofia del trader cinese, copiamo i migliori, ho detto no, andiamo a vedere cosa hanno da dirci queste persone qua, e penso che questa filosofia sia una filosofia corretta, cioè nel mondo finanziario non si inventa nulla, o meglio, poco, bisogna imparare già da chi sa fare, non c'è Sì, tanto. sono, su questo sono perfettamente d'accordo. Infatti, ogni volta che si sente dire chi sa fare fa e non insegna, la trovo una grande cacchiata perché è inutile ripartire, ognuno riparte da zero e perde 10 anni, è veramente idiota. Cioè, inizia da dove già è arrivato qualcun altro, capiscilo bene e poi magari vai avanti. Esatto, in filosofia era il nano sulle spalle del gigante, no? Sì, no, ma Si voglio dire, chiamava. facciamo così a scuola, non è che arriviamo a scuola e inventiamo le lettere, qualcosa, no? E quindi perché nel trading dovremmo fare tutto da soli? Boh, vabbè. Niente, quindi diciamo che i miei due grossi filoni, aprendo molto di sviluppo e diciamo di veramente nel tecnico dello sviluppo da Luca, perché penso che abbia diciamo dei metodi di costruzione dei trading system che sono molto robusti rispetto ad alcuni altri invece che tendono a rompersi più facilmente. Ci sono delle accortezze alle quali fare attenzione che Luca sa sicuramente spiegare bene. Mi riferisco a test di robustezza e cose di questo tipo, che per i neofiti sono cose troppo tecniche, però a mio avviso sono le cose che poi fanno sì che un sistema duri. Parlo di out of sample, walk forward, cose di questo tipo ti permettono di costruire dei sistemi per cui ha una certa confidenza che non si spaccheranno fra un mese. Hanno determinate caratteristiche di average trade piuttosto che di percentuale di profitto che ti fanno stare, diciamo, un po' più tranquillo. Poi invece
Per esempio, la filosofia di Unger dice che l'autosample non serve perché è un fregarsi da soli, nel senso che poi in autosample si vanno a vedere quelli che comunque performano e quindi è un gioco contro se stessi. Diciamo che ci sono alcune cose che ho preso da Luca, alcune cose che ho preso da Unger, tipo tutto lo sviluppo che fa sulla base degli studi di Larry Williams, sostanzialmente, quindi della parte dei filtri, diciamo, che arriva da quel mondo lì, cioè di andare a vedere cosa è successo negli ultimi giorni e non andando indietro più di. Diciamo che i filtri, non ho pochissimi filtri che vanno a vedere cosa è successo più di 5 giorni fa, perché, come sappiamo, i sistemi, io uso soprattutto sistemi intraday, e andare a vedere quello che è successo un mese fa ha veramente poco senso. Quindi negli ultimi 5 giorni sono delle informazioni che sono più rilevanti rispetto, ecco, a cose più vecchie. Senti, prima di passare più nel tecnico, ti faccio un'ultima domanda così ti metto subito in crisi. Quali sono stati i momenti difficili che hai attraversato e come hai fatto a superarli? Ma allora, non lo nego che il 2015 è stato un anno molto difficile, soprattutto nell'estate, ma penso che anche Enrico se lo ricordi. Adesso 2015 il VIX me lo ricordo ancora, sì, una bastonata che. Diciamo che ho tra i vari sistemi, anch'io dei sistemi sul VIX, e in quel periodo, veramente, quando il VIX ha sparato quel giorno lì a 40, io dovevo entrare in una posizione che era una posizione spread, e devo dire che lì ho preso veramente forse il drawdown più grosso che abbia mai visto nella mia carriera. E niente, però se uno ha della disciplina si riesce a ritirarsi fuori tranquillamente da questi drawdown. Se il sistema si spegne perché, diciamo, non funziona più, è da staccare. Mi è successo più di una volta, non lo nego, però poi un po' con tecniche di money management, quindi spingere su sistemi che stanno andando meglio e sottopesare sistemi che stanno lateralizzando o stanno perdendo soldi, ti permette di uscire anche da quelle fasi lì. Però, insomma, sono fasi difficili che penso che moltissimi trader ci siano passati. Poi dipende quanto in valore monetario è quello che psicologicamente dà fastidio, perché quando si guarda la percentuale, si guardano i numeri, tutto bello, ma quando si iniziano a perdere svariate migliaia di euro sui propri conti, non si sta proprio così tranquilli, anche se si ha la fiducia e il comfort dei trading system. Sì, cioè da una parte hai degli studi magari molto più approfonditi rispetto a un discrezionale su come rendono i tuoi sistemi. Dall'altra probabilmente hai anche un capitale più grosso perché per far girare tanti sistemi sappiamo che ci possono volere capitali più grandi in media rispetto al discrezionale, che potrebbe essere fatto con capitali un pochino meno. Parliamo comunque non dei soliti 10.000 euro, ovvio. Però diciamo che se uno inizia a far girare tanti sistemi insieme, ne parlavamo anche con Enrico nella sua intervista, per forza di cose ci vogliono conti cicciotti. Sì, anche se non sono propriamente d'accordo, diciamo che è una cosa che farò vedere anche dopo, forse se me lo chiedete. La correlazione tra i vari sistemi permette di sormontare il capitale usato di diversi sistemi, quindi che è un po' anche il vero trucco, diciamo, di fare gare di questo tipo con capitali ridotti e quindi sormontare sistemi che operino, per esempio, in fasce orarie diverse, quindi il capitale non è usato nella stessa
nella stessa fascia. Certo che questo, se contemporaneamente ti porta in drawdown diversi sistemi, il rischio di bruciare capitale è altissimo e tendo a sottolineare che i rendimenti fatti in una gara non sono sicuramente rendimenti che si fanno su un portafoglio normale. Cioè, io ho dei rischi di rovina che sono sicuramente superiori a ordini del 40-50% di probabilità, quindi rischio di bruciare capitale. C'è questa Sì, possibilità. in una gara ci sta. Allora, iniziamo a parlare della Robbins e passo la parola a Enrico. È tutto Sì, tuo. io faccio un'introduzione veramente piccola. Se riesco, vi volevo condividere lo schermo. Se riesco, op, non so se lo vedete. Sta arrivando, ma. Eccolo. Ok, questo è il sito web del World Cup Trading Championship, che è la cosiddetta ex Robbins Cup, che è il campionato di trading, diciamo, più prestigioso, non solo perché ha una storia molto lunga, ma anche perché è un campionato internazionale che è stato vinto dai più importanti trader del mondo nella sua storia. E perché è lungo, quindi ha, diciamo, un'altra caratteristica importante è che è con denaro reale, perché diciamo, il problema vero dei contest di trading, che spesso sono fatti con conti demo, e con i conti demo sappiamo tutti che la propensione al rischio è completamente diversa. Uno lavora con o la va o la spacca. Spesso la spacca, però quando va perché ho rischiato tantissimo. È una logica alla Taleb, no? Quindi sicuramente ci sarà qualcuno che ce la fa e che può fare performance strepitose. Infatti, se guardate le performance dei campionati di trading fatti in demo, gli ordini di grandezza sono enormi. Perché le poche persone che ce la fanno, rischiando tantissimo, riescono a fare performance strepitose, però non sono realmente indicative perché spesso sono anche molto brevi. I campionati durano qualche mese, 2 mesi, 3 mesi, eccetera. Un campionato che dura un anno fatto con denaro reale è tutt'altra cosa, quindi è molto più significativo. È un campionato questo che è nato nel 1984 e che ha reso celebre un trader che si chiama Leroy Williams, che nel 1987 ha vinto con l'11.376% di performance. Tra l'altro, se non ricordo male, 10 anni dopo vinse Michelle Williams, che col 1000%, che credo sia la figlia, correggetemi se sbaglio. E la caratteristica anche di questo campionato, per noi italiani, è che è stato vinto per ben 4 volte da Andrea Unger, che è un italiano. È l'unica persona al mondo che è riuscita a vincere 4 volte questo campionato nel 2008, con il 672% di performance sui future, nel 2009 col 115, nel 2010 con il 240 e più recentemente nel 2012 in un evento, diciamo, solo fatto sul quarto quadrimestre con l'82%. Andrea Unger è un trader sistematico che utilizza molto il money management, tant'altro è l'autore di quella che Bibbia, diciamo, che si chiama Trattato di Money Management, e quindi un trader sistematico come lo è Stefano, e come diceva Stefano, anche altri trader che hanno vinto, come Tim Rea o Michael Cook, sono trader sistematici, e anche Kevin Davy. Quindi tutti quanti utilizzavano, cioè questi trader qui erano trader sistematici, degli altri non saprei dire, francamente, quindi bisognerebbe conoscere e intervistare la loro storia. Stefano in questo momento si trova in testa con il 65,2% di performance, era in testa alla fine del primo trimestre con una performance, se non mi ricordo male, superiore intorno al 78%, e sei sempre stato tra i primi 5, correggimi Stefano, da quando sei partito, anche se sei partito un po' in ritardo, sei sempre stato più o meno in testa, anche se ci sono state alcune persone che ti hanno superato, in cui vi siete praticamente scambiati di posizione un po' di volte. Molti di questi sono completamente spariti. Mi ricordo un paio di americani che adesso non vedo più in classifica, quindi sono sicuramente sotto la quinta posizione perché probabilmente erano di quelli che hanno rischiato l'osso del collo e se lo sono rotto.
Vedo che tra le persone, diciamo, che rimangono stabilmente in classifica ci sei tu, c'è questo brasiliano Eduardo Ramos, c'è anche l'ucraino Leonid, che se non ricordo male è sempre stato più o meno lì, e anche forse il turco è rimasto più o meno in questa posizione, mentre invece questo austriaco lo vedo per la prima volta. Sì, diciamo Mentre gli altri che sono stati, correggimi, vero Stefano quello che dico, no? sì, diciamo che i primi quattro sono quelli che mi spaventano di più, nel senso che sono i più stabili, anche il brasiliano. Penso che abbia dei sistemi reversal sul mercato azionario americano, perché ogni volta che il mercato azionario crolla e poi riparte, lui guadagna Incarico. posizioni, quindi penso lavori su quello. Quindi sui future dell'S&P o Sì, qualcosa del genere. su cose di questo tipo. Bene, diciamo, questo è l'idea del campionato. Mi faceva piacere condividere appunto con voi questa classifica e fare un po' di tifo perché un altro italiano speriamo si porti a casa questo campionato. È molto lungo, mancano ancora parecchi mesi. Psicologicamente stressante, immagino, Stefano. Ma direi abbastanza, poi bisogna anche un po' staccarsi, nel senso che io ho scelto di farlo con i trading system anche per questo motivo. Diciamo che ti permettono un po' di non pensare troppo alla gara, e anche se non nego che per esempio proprio ieri sono andato in drawdown con tre sistemi che hanno preso tre stop contemporaneamente, però fa parte di quello che sono le logiche dei sistemi, quindi non si può evitare. Però anche questo non poterlo evitare ti dà un certo senso di tranquillità, perché se i sistemi performano, non ci sono più di tanti problemi, hanno le loro logiche, sono logiche tra l'altro che io ho scelto perché le avevo già viste funzionare, quindi non sono logiche nuove, sono logiche abbastanza rodate. E quindi. Ecco, ti faccio una domanda. Siccome io so che, diciamo, conoscendoti, che sei un trader che ben performa e che campi bene grazie alla tua attività, perché ti sei messo a fare un campionato? Ma È una sfida con te stesso, con l'ego, con che cosa? diciamo che io ho un'altissima propensione al rischio, forse dato anche dall'età, e quindi mi piaceva, diciamo, sfidare me stesso contro i numeri e arrivare ai limiti, perché a questi livelli si arriva veramente a dei limiti assurdi. Se pensiamo a fare il 78% su certe cifre, potrebbe veramente uno smettere di lavorare, ma non è così, perché è un contest, non è un portafoglio. Non sono i soldi reali veri, non è la ciccia. Diciamo che quando su un portafoglio normale si fa dal 10 al 15% all'anno con regolarità, sarebbe più che sufficiente per vivere di trading in maniera. Essendo ben capitalizzati, certamente. Certo. Senti, Senti, ma Stefano, una cosa, noi sì, vai per partecipare, il capitale ne so ben poco io della Robbins. È fisso, uguale per tutti? Come funziona? No, le regole sono queste. Il capitale minimo è 10.000 dollari con minimo 10 operazioni all'interno dell'anno, quindi non che uno apra una posizione, la lascia aperta e si prende il trade della vita, vince, quindi bisogna fare delle operazioni, non sono tantissime per la verità, 10 operazioni. Si devono scegliere solo tre broker, ma mi sembra che ultimamente, dalle informazioni che mi hanno richiesto, visto che sono solo due, diciamo che la particolarità il motivo per cui ho scelto un broker nello specifico è la possibilità di appunto collegare i miei sistemi automatici attraverso la multichart a questi broker. C'era un'altra possibilità attraverso la TradeStation, ma siccome non mi sentivo confidente nel farlo, ho preferito usare questa strada, perché è una strada dove io riesco a vedere sia i sistemi che il broker,
e quindi ci sono spessissimo dei problemi di disallineamento tra strategia e broker, tra problemi di varia natura che ci sono anche facendo trading sistematico. L'altro giorno, per dirne una, il broker mi risultava che aveva due posizioni sul rame rialziste, io ne vedevo una sola, perché ho fatto un trade solo. Mi sono ritrovato flat sulla multichart. In realtà la sera mi chiama il broker e mi dice: ma forse c'è stato qualche problema, sei short di rame, ovviamente, con rame che rampava verso le stelle. Quindi cioè, fa parte del trading sistematico avere problemi di questo tipo e purtroppo bisogna conviverci. Stefano, scusa una cosa, noi stiamo dando tutti per scontato che tutti sappiano che cosa significa trading sistematico e non è proprio così in realtà. Ci puoi dire velocemente che cos'è, che differenza c'è anche col trading automatico, che poi è quello dei problemi che ci hai esposto adesso, no? L'allineamento tra posizioni reali e ipotetiche. Trading sistematico e che poi diventa trading automatico vuol dire darsi delle regole. In inglese dicono rule-based trader, e che vuol dire darsi una regola e dire: se succede questo, prendiamo una posizione rialzista, se succede quest'altro, prendiamo una posizione ribassista. E in base a questo poi viene facilitato dal scrivere dei codici di programmazione in cui si definisce la regola proprio, e lui ogni volta che rivede questa situazione ripete costantemente l'operatività. Questo fa sì che andando a ritroso nel passato si possano testare delle varie situazioni che il mercato ha vissuto. E quindi si riesca a misurare quant'è la performance che viene fatta da questa regola, quant'è la probabilità di avere dei trade vincenti, e soprattutto la cosa più importante è quanto veramente rischiamo con questa regola qua, cioè quanta perdita massima il sistema o quella regola ha visto nel passato. E questo in termine tecnico viene definito drawdown. Cioè, partendo dal punto più alto che ha raggiunto l'equity al punto minimo relativo, si misura questo drawdown, che viene misurato sia in termini monetari, quindi proprio in valore assoluto, che in termini di percentuale. Tra l'altro, su questo c'è qualche misunderstanding, dicono gli inglesi, perché il drawdown percentuale è sempre sbagliato, nel senso che drawdown percentuale, una volta guadagnati, faccio un esempio, 100.000 e poi si affronta un drawdown di 20.000, non è il 20%, perché se io parto da zero, quel drawdown sono sempre comunque 20.000. Certo. Quindi questo è un errore che fanno molti software dei trading system che misurano. Drawdown in percentuale anziché in monetario, certamente. Tra l'altro, quando si fanno i backtest, appunto, il drawdown va calcolato assolutamente in monetario utilizzando size fisse per capire qual è diciamo, la redditività del sistema. Poi dopo la costruzione del money management e quindi dell'eventuale incremento di lotti, fixed ratio e così via, sono strategie che si applicano ex post dopo aver valutato il rischio proprio a size fissa. È chiaro che poi quando adotti dei sistemi di money management, il contrario, nel senso che lavorare col drawdown monetario può essere fuorviante perché quando hai guadagnato di più e quindi lavori con più lotti, il tuo drawdown monetario sarà più alto, mentre invece percentualmente rimane costante. Quindi bisogna saperle queste cose quando si fanno le valutazioni dei sistemi. Giustissimo, Stefano. Volevo condividervi lo schermo così vi faccio vedere quali sono i principali trading system, o meglio, come sono categorizzate. Vedete lo schermo? Sì. Ecco, diciamo appunto, abbiamo detto che un trading system è darsi delle regole, quindi avere un trigger che è il livello di ingresso, dei setup, quindi sono dei filtri o delle regole che si mettono prima
di questo trigger, delle regole di uscita, lo stop loss e un take profit. Questo, diciamo, è l'architettura più semplice di un trading system. Vi faccio un esempio. Quindi si dividono in tre categorie sostanzialmente i trading system. Sono trend follower o anche detti breakout. Breakout perché prendono dei livelli di ingresso come partenza di un trend e quindi tendono a rompere quel livello lì e da lì parte il trend. Perché si fa presto a dire trend, ma dove parta il trend è molto difficile. Per la mia esperienza, quello che ho visto è che i trend partono appunto dai livelli di rottura. Faccio un esempio: minimi, massimi di tot numero di barre può essere un buon punto di partenza. Se pensiamo a un box di candele in cui prendiamo il minimo e il massimo, più alto e più basso, da lì è facile che la rottura di questi livelli parta un trend. Quindi il trigger sarà il livello massimo di queste candele o il livello minimo se si vuole entrare short. Viceversa, invece, i sistemi reversal o counter trend vanno a prendere quei movimenti per cui, arrivati a quei punti lì, si inverte di nuovo il trend, si inverte di nuovo e quindi tende a rientrare, diciamo. I sistemi bias invece sono dei sistemi che vanno a prendere delle inefficienze. E tanto per sbloccare un po' rompere un po' il ghiaccio, vi faccio vedere un sistema bias che è stupido quanto efficiente, però bisogna prenderlo un po' con le pinze. Una regola che ho provato così veramente banale è: prendiamo i giorni pari o i giorni dispari. Che voi direte? Ma è una cavolata. Allora, io vi faccio vedere sul DAX. Aspetta, torniamo indietro un attimo. Allora, Loro. pari o dispari? A sinistra vedete un sistema che prevede di comprare solo nei giorni pari il DAX. E vedete che queste sono delle equity line, quindi viene sommato il profitto, la perdita sull'asse verticale. Andando seguendo un orizzonte temporale se è dettagliata o per trade se è un equity close to close. E vedete come il DAX, per esempio, tende a crescere nei giorni pari, perché nei giorni dispari, che è il grafico a destra, vedete che la equity line scende bruscamente. Ora, questo io l'ho fatto solo per esempio. Certo, non mi metterò a tradare i giorni pari e i giorni dispari, però è un'inefficienza che, per esempio, usata come filtro, può andare. Cioè, se ho un sistema che prevede di entrare alle rotture di determinati livelli rialzisti, un filtro che potrei mettere è dire falli i giorni pari, perché poi qua si apre un mondo veramente troppo, troppo vasto sui filtri. Comunque, questo per dire è un semplice esempio di come può essere la logica e mi sembrava anche divertente metterlo, tanto, tanto per cambiare. Ora, non possiamo rivelarli, però ce ne sono di molto più belli e, diciamo, e performanti, specialmente sull'oro, su certe stagionalità di certe materie prime e così via. Ma anche sul FIB, insomma, Andrea Unger ne ha raccontati alcuni, no? Il bias del cosiddetto notturno, quindi il fatto che il FIB, diciamo, tende a salire molto di più di notte che non di giorno. Ecco, poi invece questo è un classico trend follower. Questo, per esempio, sull'oro, veramente ho scritto ieri così tanto per provare e ho tirato fuori anche un sistema decente. Non lo traderei, però diciamo che questo è un classico Donkian Channel. Se volete andare a vedere, Donkian Channel prende il massimo dei massimi di un certo numero di candele o il minimo dei minimi di un certo numero di candele. E questo non lo nego, guarda, ve lo dico, è il massimo e il minimo a 15 giorni. Quindi qua era la linea blu era il minimo del
minimo, minimo degli ultimi 15 giorni. Alla rottura di questo livello entra short e poi rovescia la posizione quando succede il contrario. Giusto per farvi vedere un performance report, questo è quello che i software vi permettono di vedere di un determinato sistema. Qua vediamo net profit, quindi è la somma di tutti i profitti e i gross loss invece è la somma di tutte le perdite, quindi tutti i trade. Il rapporto tra questi due dà il profit factor, che è un indicatore abbastanza sintetico di quello che potrebbe essere l'andamento, diciamo, dei prossimi trade. In particolare, diciamo che rischiando 100 di perdita, si Si può può guadagnare, dare 130. cioè, no, 159, no, io non lo vedo perché lo vedo coperto quindi non 177 vedo il profit factor. 177 profit factor, non vedo l'adjusted, ma non vedo. Poi una cosa importante da guardare è che percentuale di probabilità abbiamo di avere un trade vincente, che si chiama percent profitable. Tipicamente i trend follower tendono ad avere delle percentuali di profitto inferiori al 50%. Questo perché hanno delle stop solitamente strette e invece quando beccano il trade molto grosso e vincente portano a casa un trade molto grosso. Questo si vede nell'average winning trade in questa riga qua. Vediamo che i trade vincenti in particolare guadagnano 6.500 dollari contro i trade perdenti che fanno 3.300 dollari medi. Questo porta in media ad avere un average trade, quindi un trade medio, che è semplicemente ottenuto dividendo il total net profit per il numero di trade, otteniamo 1.362. Questo è Se ti interrompo Stefano, secondo te, siccome l'average trade è veramente una cosa importantissima che viene trascurata da chiunque inizia a fare trading sistematico e ottiene delle equity line meravigliose, ma con average trade inconsistenti spesso, che non riescono a coprire i costi reali di negoziazione, no? Quindi slippage, commissione e così via. Qual è secondo te il limite di average trade per un trading system che lavora daily o uno che lavora intraday, così di pancia. Allora, sotto i 100 dollari non prendo in considerazione niente a meno che un solo sistema che sto usando ora, che ha un average trade intorno ai 70 dollari, ma perché ha una determinata caratteristica che si vede. A parte quel sistema lì, tutti i miei sistemi hanno almeno un average trade superiore ai 130 dollari, direi. E questo perché in media ogni trade costa 10 dollari più o meno e uno slippage medio a seconda dello strumento che si sta utilizzando che può variare dai 10 dollari se parliamo del crudo, del gas, ai 25 dollari se parliamo a 25 euro se parliamo del MIB. Quindi tenendo in E anche di considerazione, più se parliamo della benzina, per esempio. meglio non parlarne perché ho visto degli slippage veramente consistenti. Lo slippage, per chi non lo sapesse, è la differenza tra quello che registra la strategia come prezzo d'ingresso e quello effettivamente registrato dal broker quando l'eseguito viene fatto. Questa differenza, diciamo che va a incidere sull'average trade perché noi calcoliamo un average trade sulla statistica che è ben diverso da quello che poi avviene nella realtà. Però diciamo che si lascia sempre sul terreno attorno, per darvi un ordine d'idea, dai numeri che seguo io siamo sul 20% del rendimento più o meno. Tra costi di transazione Scusa, La faccia, non pensavo fosse così alto. Immagino che tu avrai fatto test su tutti i possibili broker e quindi questo è il risultato con il miglior broker che hai trovato.
No, 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 questo dico con un broker normale. Poi si può ridurre, si può utilizzare delle VPS per avere meno distanza e meno latenza dai server, No, e questo scusa, come permette. fai a non utilizzare le VPS? Se il sistema, perché girando in intraday li tieni tu a casa tua? Sì, non ho Ah, non problemi. hai, normalmente non usi la VPS. No, davo per scontato che se uno fa trading sistematico ha una VPS. Diciamo che qua in Svizzera c'è la fibra, quindi non c'è questo grosso problema di avere problemi di velocità del dato. Ho visto che non è un grossissimo No, nel problema. senso, se i tuoi sistemi effettivamente non vanno overnight, quando spegni, spegni e non ti interessa neanche farli girare. Diciamo che puoi sopperire con una ridondanza di connessione internet e con un buon server o workstation che sta accesa 24 su 24, attaccato a un gruppo di continuità. Chiaro che la VPS ti dà una garanzia diversa, però si può fare, diciamo, ci vuole un'infrastruttura hardware ovviamente Sì. dedicata, abbastanza potente, però una workstation con una doppia connessione internet, credo che sia la soluzione che stai adottando anche tu, Stefano, giusto? Sì, ma diciamo che per quello che ho visto io, sì, c'è qualche problema di slippage, ma tutto sommato non è così pesante. Vabbè, per continuare, quello che dicevo prima, questo è rovescio, invece è reversal. Quindi sempre un Donkian channel, questo fatto sull'S&P 500 per esempio, che ha questa caratteristica, mean reverting, quando tocca i livelli di minimi e massimi di un certo numero di giorni, allora questo tende a invertire la rotta e quindi anche questo può essere un sistema. Questo è un sistema molto banale, tipicamente questo è noto a chi fa sistemi, che sugli indici è difficile trovare qualcosa che vada bene sul lato short. Infatti vedete che qua non crea nessun profitto, però a volte serve in periodi come il 2008, quindi non lo toglierei. Una caratteristica che hanno i reversal è che hanno delle percentuali di profitto molto elevate, perché la caratteristica tipica del reversal è che va a prendere un movimento molto piccolo di ritracciamento del trend contro stop molto ampi. Infatti lo vedete andando a vedere i trade perdenti in media perdono molto di più dei trade vincenti, e questo è tipico dei reversal. Niente, quindi per quanto riguarda la mia gara, ho deciso di scegliere 5 sistemi sul. Position closed. Ecco, multi-charts che ti ha detto così. Niente, nella gara ho scelto 5 sistemi che operano principalmente su materie prime. Ho un solo indice dentro, che è l'S&P 500, e poi materie prime con caratteristiche diverse. Diciamo che due sono sistemi bias, uno è un sistema trend follower su oro, e questo sull'S&P 500, rame, e poi un altro sistema. Quali Diciamo. sono queste materie prime? Scusa, sono rame, l'oro, poi cosa utilizzi? Il feeder cattle, non so. Live cattle si Live cattle, davvero? sì. Live cattle, oro, rame e qualcos'altro? Cosa? Cos'altro? Erano quattro le materie prime, mi hai detto. No, sono due sistemi sull'oro, solo che Due una. sistemi sull'oro, bias e trend follower e rame e bovino adulto, più S&P 500, mini S&P. Questo è il test degli ultimi 2 anni senza star lì ad andare troppo indietro nel tempo. Vedete come l'insieme del portafoglio porta a dei rendimenti che sono mirabolanti, perché se calcolate che questo di 5 sistemi hanno fatto 350 mila dollari in 2 anni contro un rischio di vedere andare le posizioni in drawdown contemporaneo a 12 mila dollari.
Quindi in particolare poi nell'ultimo periodo siamo contenuti su drawdown che variano attorno ai 4-5 mila dollari. Quindi il rapporto tra il drawdown e il rendimento annuo, più o meno quello che ho visto io, è di 20 volte a livello di portafoglio. Quindi se io rischio 5 mila dollari ne posso guadagnare 100 mila. E questo è il portafoglio che io sto utilizzando nella gara. Devo dire che all'inizio, il mese di gennaio, il mese di febbraio, molto bene, anche se sono partito un po' in ritardo. Adesso, come da statistiche avevo visto, il mese di aprile è un mese che per me è veramente difficile perché ci sono dei movimenti falsi. Ieri, per esempio, è stata una giornata in cui ho preso tre stop contemporanei, penso farò un bel drawdown nella gara, però è una cosa che fa parte del sistema, non si può evitare. Quindi si affrontano periodi di difficoltà e periodi di run-up, si chiamano, quindi quando si comincia a correre all'insù. Una cosa importante del motivo per cui ho scelto questi sistemi è la matrice delle correlazioni. La matrice delle correlazioni Del paesistemi. dei sistemi basata sulla giornata. Se voi vedete, c'è, andando per riga e per colonna, il sistema con se stesso ha una correlazione pari a 1, mentre con gli altri sistemi Multichart permette di misurare qual è la correlazione tra i vari sistemi. Avere dei sistemi co controcorrelati come il, qua lo vedete, secondo sistema col terzo o col quarto, hanno delle correlazioni negative. Quindi questo vuol dire che mentre uno sta guadagnando, molto probabilmente l'altro o è in pari o perde qualcosa. E questo a livello di portafoglio è importantissimo, perché permette appunto di non andare in drawdown contemporaneo. Se qua avessi dei valori molto elevati, è molto probabile che i sistemi, quando vanno in difficoltà, ci vanno tutti contemporaneamente. Esattamente, quindi sia se ti vanno bene sia decorrelati, quindi con una correlazione negativa, sia non correlati, scusi, anticorrelati, sia non correlati, quindi con una correlazione prossima a zero, qualsiasi segno sia, insomma, sostanzialmente. Allora. E questa è una cosa molto importante. Ti volevo, no, vai avanti, poi ti volevo fare un paio di domande, scusa, se ci sono qualche. Questa è l'equity line che io ho fatto in reale fino a, devo aggiornarla, fino al primo trimestre. Vediamo che partendo da 100 sono arrivato a 181 come picco massimo e ho chiuso il 78% il primo trimestre, affrontando dei drawdown dell'ordine del 17-18%. Ora, negli ultimi giorni ho visto un drawdown, penso che siamo sull'ordine del 40%, quindi tanto per riportare tutti sulla terra e a cose molto più concrete, rischiare di avere drawdown, non dico dell'ordine quasi 1 a 1, ma di 1 a 0,5 ci può stare Beh, tutto. perché è un campionato, Stefano, ovviamente sui tuoi soldi, sul tuo gruzzoletto non avresti mai questo tipo di aggressività, no? Tipicamente utilizzeresti, cioè non avresti queste performance positive, ma neanche negative, perché chiaramente utilizzeresti un margine molto più sensato, cioè nel senso, normalmente quando si dimensiona il capitale per un trading system, anzi meglio per un portafoglio di trading system, si valuta sì i margini delle singole posizioni, ma anche il massimo drawdown storico, e quindi ci si crea un polmone per poter sopportare il massimo, almeno il massimo drawdown storico, e anche di più in realtà, perché generalmente il massimo drawdown è quello che deve ancora venire, così si dice, no? Sì, Ti comunque. volevo fare una domanda, diciamo, tecnica. Ora, Andrea Unger nei campionati ha usato tantissimo money management, perché è la logica di reinvestire i profitti in un campionato in cui si cercano di fare performance elevate, è
è fondamentale. Certo. Ci sono varie tecniche di money management, c'è chi le adotta, per esempio, io le adotto di portafoglio, quindi attacco nuovi sistemi man mano che i sistemi precedenti generano profitti, e c'è chi invece reinveste sui singoli sistemi. Tu credo che utilizzi questa seconda Sì, strategia, io giusto? sono della filosofia del cosiddetto fixed ratio, quindi per ogni sistema, quando ho guadagnato una determinata cifra, aumento il numero dei contratti. E devo dire che per l'esperienza che ho avuto io, è un sistema che ti aiuta a smussare molto i drawdown, perché tendi a dare più peso al sistema che sta andando bene. E quindi se quello continua ad andare bene, diciamo che il peso che dai a quel sistema lì riesce a sopperire sistemi che invece stanno andando male. C'è chi pensa che invece se le equity lines sono mirror reverting convenga fare il contrario, ma sono filosofie, insomma, poi alla fine contano i numeri, e quindi uno deve sposare più o meno una logica, quindi il fixed ratio lo puoi fare sul singolo sistema o lo puoi fare sul portafoglio dicendo che attacco un nuovo sistema quando i precedenti hanno guadagnato una certa cifra. Diciamo Però che sono... invece sono della filosofia che le equity sono mirror reverting nei backtest. Poi invece quando nel reale prendono una determinata direzione, è molto probabile che continuino in quella direzione. E quindi cavalchi il sistema che ti ha reso fino adesso di più. Perché Ok. bisogna sapere che nei trading system il limite per cui uno sta overfittando, si dice, no? Quindi si sta tarando i parametri a livello proprio preciso, questo porta poi a non vedere andare il sistema come l'hai visto andare nei backtest nel futuro prossimo. E tipicamente quando un sistema è overfittato tende a rompersi subito e lì il mirror reverting dell'equity non esiste, cioè continua a perforare a livello ribassista in maniera consistente. Quando si rompono sicuramente. Senti, ci sono una delle massime che utilizzano i trader sistematici è che le buone strategie stanno in poche righe di codice. Tu sposi questa teoria o no? Sì, in parte, nel senso che alcuni mercati hanno delle caratteristiche per cui si possono tradare con veramente poche righe di codice. Tipo SP500, suppongo. Sì, anche, però questo tipicamente ti espone a dei drawdown molto significativi, quindi qualche filtro in più va messo soprattutto sul lato del rischio, non sul lato del rendimento, perché poi alla fine quello che interessa a noi, presupponendo che il sistema faccia del guadagno, quello che a noi interessa è limitare la perdita al massimo possibile. Quindi sì, sono d'accordo su i codici stanno in poche righe, però alcuni filtri allungano, diciamo, il codice. Ok, allora generalmente la maggior parte dei sistemi ha delle regole di ingresso, delle regole d'uscita che chiamiamolo tecniche di codice, di pattern, di quello che vuoi. Si possono mettere anche stop loss e take profit parametrizzabili per ottenere rapporti anche di rischio e rendimento prestabiliti. Tu utilizzi gli stop loss sui sistemi, se li usi con una logica antirovina, magari analizzando la massima, come dire, perdita possibile. Allora, in generale, quando io comincio a sviluppare un sistema, l'ultima cosa che sviluppo è lo stop loss e take profit. Diciamo che il sistema deve reggere anche senza questi. Quindi la mia logica è più una logica di stop antirovina, nel senso che io la metto per essere tranquillo che se il mercato cambia o se quel giorno esprime una volatilità troppo elevata, non sia nella posizione sbagliata e continui a rimanerci in quella posizione. Però diciamo che non baso il mio trading system sullo stop loss e take profit. Perfetto, sono d'accordo. Senti, tu hai
Pensi anche, diciamo, di poter staccare un sistema, nel senso, generalmente i trader sistematici utilizzano dei criteri per dire, ok, il mio sistema si è rotto, lo stacco, te li sei dati, hai una logica che chiamano di controllo dell'equity oppure di metodologia che hai adottato per staccare un sistema quando secondo te ha smesso di avere le metriche Sì. corrette per poterlo tradare. Sì, lo uso e in particolare uso un sistema che usano anche altri tipo Kevin Davy o Tim Rea che hanno fatto dei vari test e hanno visto che una volta raggiunto il 70% del drawdown storico, statisticamente i sistemi continuano in quella direzione lì, quindi non serve arrivare al 100% del drawdown storico visto. Ma basta il 70% per capire che quel sistema lì non sta funzionando. In particolare, io ne ho staccati diversi, ne ho visti rompersi. Non ultimo, ora ho visto il DAX sta avendo problemi non indifferenti, sta cambiando anima, non ha più quell'anima breakout che aveva prima. E quindi qualche sistema, ma a malincuore bisogna staccarlo. Corretto. Senti, hai una qualche strategia per quanto riguarda il campionato? Nel senso, cioè tu vai giù a testa bassa cercando di massimizzare il tuo profitto e te ne importa niente degli altri? Oppure se ti rendi conto che gli altri stanno rischiando tanto perché ti devono inseguire e quindi vanno in forte da down, ti fermi? Che No. tipo di... No, io non sono tra l'altro neanche quello che pensa che bisogna fare della trade dependency, no? Quindi fermarsi quando si è già guadagnato. No, se uno è un trader sistematico deve continuamente seguire quello che fanno i sistemi, perché tipicamente poi cosa succede? Che quando uno pensa che il sistema non rampi più perché ha già fatto troppi trade positivi, è la volta che continua a fare serie, ho visto un trading system fare 17 operazioni positive consecutive. E quindi uno dice: ma se guardavo storicamente ne ho viste fare solo 10, dopo la decima avrei staccato. E invece questi ragionamenti non si possono fare dal mio punto di vista. Poi non lo so. Senti, torniamo un po' sui campi, diciamo, preferiti da Elena, che è la psicologia, no? Spesso si dice che appunto il trading sistematico toglie la componente psicologica, ne abbiamo parlato velocemente un po' prima. Io non sono del tutto d'accordo, nel senso che sicuramente se uno attacca i sistemi e se ne dimentica può darsi, ma nella realtà non è vero perché tu li controlli costantemente, se non altro per valutare l'allineamento tra le operazioni teoriche e quelle reali. E quindi ti rendi conto che con sistemi mano in drawdown la psicologia conta perché è quel discorso di staccare i sistemi perché non ti fidi più, no? Quindi non perdi il capitale psicologico di te come trader discrezionale, ma lo perdi diciamo, Beh, fiducia è nel la sistema. stessa cosa perché se l'hai inventato tu quel sistema, Sì, alla non fine è è che questo. cambia. Diciamo che la psicologia conta moltissimo sui trading system, soprattutto sul dubbio che si rompa il sistema, perché cioè, non si è mai sicuri che quella regola che si è definita continui a verificarsi sul mercato. Quindi psicologicamente quando un sistema entra in drawdown, la prima domanda che uno si pone è: è cambiato il mercato o siamo in una fase in cui la volatilità o determinate caratteristiche tecniche non fanno più andare il sistema per un determinato periodo o si è veramente rotto? Perché questa è psicologicamente la cosa più devastante per un trader sistematico. E quindi lì non c'è altro da fare che seguire dei protocolli di staccare le equity line. Basta. Quando si è raggiunto il 70% del drawdown, si stacca e si riattacca quando fa i massimi di equity. 70%? Non potrei mai fare trading sistematico. No, non il drawdown del 70%, il 70% del drawdown massimo storico. Se Ah, ad esempio il sistema ok. se Sì, no, 20% al ok. 14% stacchi, ecco. Quindi se un sistema, per esempio, come abbiamo visto prima,
Ora, quella lì era un equity line di portafoglio, ma se quella lì fosse una equity di un sistema, e abbiamo visto che 12.000 è il drawdown massimo, arrivati a 9.000 Certo. si deve staccare. Allora, Questa è. io avrei altre 70.000 domande per Stefano con cui parlerei tutto il giorno, però non voglio andare nell'ipertecnico, quindi lascio a Stefano eventualmente se ci vuole aggiungere qualche cosa di suo, di particolare, poi ad Elena le conclusioni e le domande che vuol fare. Tanto grazie Stefano. Grazie a voi, diciamo che io uno dei motivi per cui ho cominciato a fare trading system è appunto staccarmi emotivamente dal mouse quando sei lì che si continua a guardare il mercato e non si vede l'ora di fare quel fatidico click che è il momento peggiore perché tipicamente poi prende l'ansia, prende il panico e volevo assolutamente evitare tutte queste fasi qua. Poi se uno lo fa sul mercato azionario americano e comincia da lì, vedrà che le fasi di panico sono le fasi in cui bisogna comprare, non vendere. Quindi andare sul trading discrezionale tante volte ti espone veramente psicologicamente a dei livelli di stress che a lungo andare non sono sostenibili. Beh, esistono delle tecniche di gestione dello stress apposta, Sì, Siamo però sul pane, Elena. io ho preferito prendere di petto il problema e imparare quelle, però prima o poi nella vita arriverò anche qua perché essendo laureata in informatica c'è un'attrattiva verso tutto questo genere di cose, insomma, quindi. Elena, noi se ti converti siamo No, no, felicissimi. converti no, ma io lo sai, sono variegata, quindi a un certo punto una parte di me sicuramente si dedicherà anche a questo. Ecco, però ecco. Poi la possibilità di seguire N Quello. mercati contemporaneamente, questo è il vero, Sì. forse, valore aggiunto. Io attualmente ho 35 sistemi su mercati diversi che continuano a operare in fasce orarie diverse, in periodi dell'anno diversi. Di tutto, di più, diciamo. Esatto, e la gestione di queste cose è sicuramente la parte più time consuming del trading sistematico, perché la scrittura del codice è la parte, diciamo, più veloce, no? Quando hai un'idea, tradurla in codice è veramente poca roba, specialmente con linguaggi molto semplici come Easy Language o altri. In realtà poi la cosa più difficile sono tutti i test di robustezza a cui ci hai accennato, Work Forward Analysis, Out of Sample, metodo dell'intorno, Monte Carlo e così via. E poi la gestione appunto della selezione dei sistemi, come ci hai fatto vedere tu con le correlazioni, con i possibili filtri di stagionalità, di orari e così via, richiede poi una massiccia dose di investimenti di ricerca, no? Quindi la parte principale del tempo che dedico io, che immagino che dedichi anche tu, Stefano, sia proprio su queste cose, non sulla scrittura del codice. Dare un'idea, che lo diceva anche Davy a New York, di 20 sistemi che si costruiscono se ne tiene uno alla fine. Quindi vuol dire che se mediamente ogni giorno avessi un'idea e la provo come tuttora faccio, alla fine del mese ne salvo uno. Nel senso che poi quando devo fare tutti i test di robustezza, di Wolf Forward Analysis, e tutte queste tecniche che servono per avere dei sistemi robusti, ne salvo uno. Quindi veramente è quello che è più snervante, è quello perché ti sembra l'idea, ti sembra buona, poi in realtà vedi che qualche parametro l'hai aggiustato un po' troppo finemente, e quindi se lo lasci un po' variare negli intorni, non si rompe, degrada molto e quindi. E non lo traderesti più. Ecco. Comunque, sì, è un grande lavoro, diciamo. Senti, che cosa consiglieresti a chi vuole iniziare una strada di questo tipo? Ma direi che qualche libro in giro, idee se ne trovano tante, soprattutto anche adesso con i forum online, qualche idea può venire.
Diciamo che alcuni libri, tipo l'abbiamo menzionato prima, quello di Andrea Unger sul trattato di money management, piuttosto che per chi legge un po' in inglese, c'è un libro di Kevin Davie sulla costruzione dei sistemi, trading system. Comunque, vabbè, l'unico che ha scritto Kevin Davie. Ce ne sono, anche per dire, per stare sulla letteratura italiana, c'è Malverti, c'è Luca Giusti che hanno scritto delle idee. Se si vuole cominciare a vedere anche un po' come scrivere il codice, perché poi un po' la difficoltà all'inizio è questa, no? Cioè, magari uno ha anche l'idea, però poi tradurla in codice è un po' un problema. Quindi questi libri qua aiutano sicuramente a scrivere. Il pardo, il E poi cervo. tanta tanta buona volontà e ore di studio e lavoro su questi sistemi. Senti, secondo te per partire qual è un capitale minimo, per partire poi in reale, insomma, minimo, e quale invece è un capitale da cui uno nel tempo può iniziare ad avere uno stipendio? Giusto per dare un po' degli ordini di grandezza. Allora, secondo me minimo, minimo, minimo bisogna almeno andare su 50.000. 50.000 secondo me è un livello che permette di avere dei drawdown abbastanza sotto controllo e che non ti mandino in paralisi psicologica da drawdown. Poi per viverci, secondo me, ben superiore ai 100.000 per fare questo di mestiere. Poi ovviamente non tutti lo fanno, non tutti possono avere questi capitali e quindi la mia risposta secondo me è questa, bisogna cominciare in modo soft, accostando diciamo questa come una seconda entrata. Quando il capitale comincia a crescere, si vede che i guadagni diventano abbastanza costanti, allora si può pensare solo in quel momento lì di farlo di mestiere. Questa è la mia filosofia. Certo. Senti, che cosa c'è qualcosa che hai imparato dal trading e che hai portato nella tua vita reale? Ma io sono uno molto razionale, quindi bisogna portare tanta concretezza e tanta razionalità e renderci conto di quello che si sta facendo, perché tante volte l'overfitting nasce proprio da non voler vedere certe cose, cioè dal voler vedere un'equity line bella, ma che poi nella realtà non funziona. Quindi è meglio fare, diciamo, un bagno di coscienza e dire le perdite ci sono e non si possono evitare tutte, facciamo il possibile per evitarne il più possibile, però poi alla fine ci sono, quindi ecco, diciamo che la concretezza e la razionalità in questo mondo qua sono indispensabili, non si può vivere di sogni. Va bene, io ti ringrazio moltissimo Stefano e ringrazio moltissimo anche Enrico di avermi affiancato. Enrico, ci sei? Sì, ci Sì? sono, grazie a entrambi. Grazie a voi ragazzi. Buona Buona giornata. giornata. Buona domanda.